Un giorno dalla chiesa confraternitale di Santi Rosario. San Felice e Baccolo, Santissimo Rosario. Santissimo Rosario, che sede. Ex a prima cattedrale di Sorrento. Per un certo periodo della sua storia. Siamo qua perché è stato presentato nel venerdì scorso questo, il restauro completato di questo quadro meraviglioso dedicato a San Gennaro, con in alto. In alto la Madonna del Buon Morire. Don Antonino Di Maio è uno, è uno dei custodi di questa chiesa e ormai già da tanti anni siamo abituati a venire qua per la sistemazione totale e generale. È stato tutto, il quadro non si vedeva nulla. Completamente l'ho oscurato dai cieli. Logicamente prima si usavano i cieli e era fatto proprio scuro e non si vede. Adesso si vedono quasi tutte le figure e fin quando è uscito anche un po'. È un lavoro che è durato quasi 6 mesi, è vero? Sì. È stato fatto in un laboratorio, diciamo così. Da Breglia. Lo stesso che restaurò questa meravigliosa. Anche la pala del Santissimo Rosario. Bellissima questa qui, sia nella cornice che nella lettura. Questa è su tavola, mentre invece in questo caso è una tela. Ma i restauri non si fermano mai, la sistemazione. Recentissimamente, poco prima di Natale, andiamo a vedere questa. Sì. È una deposizione della, del Cristo morto? No, quella è San Giuseppe quando è morto. La morte di San Giuseppe? La morte di San Giuseppe. Ah. Con la figura del chierico che lo ha commissionato, fatto la commissione. Anche questo è bellissimo, sono venuti fuori tutti i suoi colori originali, con questo rosso, con questo. Ah, quindi è la morte di San Giuseppe. La transizione di San Giuseppe, in breve parole. E qui a sede, in questa chiesa, l'arciconfraternita del Santissimo Rosario. Prima era ex cattedrale di Sorrento, poi in secondo momento è nata la cattedrale che sta su Corso Italia. E questa arciconfraternita si preoccupa delle processioni pasquali. Sì, Giovedì Santo. Dove facciamo la reposizione degli altari. Degli altari, sì, ho capito. Benissimo, il presidente, il priore. Il priore è Carlo Incoronato. Carlo Incoronato, eletto due anni fa. No, adesso è quasi scaduto, la prossima sarà a marzo che ripariamo un'altra volta la nuova amministrazione. Benissimo, ringraziamo Don Antonino che abbiamo incomodato da casa per farci accendere e illuminare le luci. Questo perché non eravamo presenti, la chiesa era troppo affollata, non siamo riusciti ad entrare venerdì quando c'è stata la cerimonia con il vescovo. Sì. Sulla cattedra vescovile c'era seduto Don Francesco Alfano con i sacerdoti, il parroco di Sorrento, Don Carmine Giudice, il padre Antonio dei Francescani. Don Antonino. Il prossimo restauro quale fare? Perché è stato tutto bello. Allora, il prossimo restauro, noi vorremmo restaurare la Madonna che sta lì sopra. Però là ci vogliono parecchio, perché dietro è tutto un manto dorato. Allora, con la presenza degli spagnoli, perché questa qua, sta statua, stava giù alla. La chiesa di San Vincenzo. Ah. I sorrentini, quando vennero gli spagnoli, i gesuiti scapparono e i sorrentini portarono l'immagine della Madonna del Rosario. Sì, e la portarono qua, questa qua che sta. Quella che sta a centro. Ah, la statua. E poi c'hanno i vecchi, diciamo, e hanno pitturato davanti, però per restaurarlo ci vogliono un po' di soldi. Come è stato donato il restauro dalla famiglia Scala, che sta là, una targa là, c'è una targa a fianco. E senti, è lo studio Breglia che lo ha restaurato. Intanto questo è l'altare dei Don Lusso, vediamo. Sì, questa è la statua di Don Lusso. La targa ci dice che
la tela del Settecento raffigurante i santi Giuseppe, Gennaro e Raffaele, con gli angeli disposti intorno all'icona bizantina della Madonna con Bambino, restaurata dai figli di Franco, Luigi, Salvatore e Scala in loro memoria. 2 febbraio 2018. Questa è la targa che accompagna l'altare, e intanto questo è l'altare della famiglia dei Don Ursi. Dei Don Urso. E qua sotto, qua, abbiamo trovato Sant'Irene. Che sta là attualmente, abbiamo subito il culto e logicamente si hanno preso la palma d'argento che c'è e da qua si hanno pregato il bambinello che poi è stato qua di fatto gli anni. Però siccome che era commissionato dalla sovrintendenza della denuncia di un partito, non lo possono, diciamo, non lo possono vendere. Bellissimo pure il paliotto, tutto il paliotto, quello là, sì. È ricamato in oro dalle signore del Rione. No, 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 quello è l'ha restaurato Michele, ex priore Michele Di Maio. E allora, questa famiglia Scala di Sorrento ha un continente. Carlo Scala del Fontine, la signora Desiree che conosciamo benissimo, appassionata di arte nel Museo Correale. E loro hanno dato, diciamo, un cospicuo contributo per restaurare. Don Antonino, noi vi ringraziamo e vi lasciamo la buona domenica. Grazie di averci fatto accedere in una posizione di privilegio, perché l'affollamento dell'altro giorno non ci ha consentito di fare delle riprese. Grazie della vostra disponibilità.